realizzare IDOR per sostenere la ripresa di bar e ristoranti nella fase 2 dell'emergenza coronavirus è l'idea del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, in vista della stagione estiva e delle prossime maggiori libertà che dovrebbero essere consentite con un decreto del Presidente del Consiglio. Biancheri ha affrontato la questione con gli assessori Menozzi, Sindoni e Donzella, titolari delle deleghe delle attività produttive, al turismo e alla viabilità, con i dirigenti e il comandante della polizia locale Claudio Frattarola. Naturalmente sarà necessario attendere di conoscere il contenuto del nuovo decreto e le forme di distanziamento sociale che saranno previste, ma partendo dal fatto che i locali dovranno rinunciare a molti posti per il pubblico, il progetto di Biancheri è quello di far recuperare spazi all'esterno, almeno da giugno fino a settembre. Il progetto è stato denominato Spazi Aperti e prevede la concessione di deroghe al regolamento per l'occupazione del suolo pubblico del Comune di Sanremo e anche la temporanea pedonalizzazione di alcune vie cittadine, proprio per consentire a bar e ristoranti di posizionare sedie e tavolini all'esterno dei locali. Tutti gli spazi aggiuntivi saranno gratuiti, ma dovranno rispettare le previste norme di sicurezza. Assessore Mai, si fa un gran parlare fra le varie cose della possibilità di coltivare gli orti, gli appezzamenti di terreno, però qui il problema è che soprattutto nel nostro territorio della Liguria molte persone vivono magari sulla costa, il terreno, l'oliveto, ce l'hanno in qualche comune distante qualche chilometro dalla residenza. Ma allora è possibile andare in questi terreni, sì o no, o sì, con che limiti? Solo vicino casa non si può andare a valicare due o tre comuni? Allora, ciao Andrea, ciao a tutti. Beh, è un qualcosa che purtroppo stiamo vivendo sulla nostra pelle perché anche al mio assessorato e anche agli ispettorati continuano ad arrivare con frequenza queste domande. Tanto bisogna dire che la Regione Liguria è stata la prima in Italia ad aprire questa possibilità, quindi la possibilità di andare nell'orto. Nell'ordinanza del Presidente, fatta l'ordinanza numero 18, non avevamo messo dei limiti, in quanto insomma, la necessità dei cittadini è anche conoscendo un po' che le caratteristiche del nostro territorio e i possedimenti dei nostri conterranei, ci dava la possibilità di andare anche fuori dal comune di residenza senza grossi limiti. Ovviamente questo ha creato un mal di pancia del governo che ci ha detto: ma in realtà voi state disattendendo quello che è previsto dal DPCM, quindi il movimento delle persone al di fuori del proprio comune, e quindi avete fatto una cosa troppo allargata. Anche l'Associazione dei Comuni con la quale ci siamo confrontati, insomma, dopo vari incontri, varie riflessioni scambiate anche con alcuni sindaci, abbiamo ritenuto, per non esagerare, lasciare aperta questa possibilità al comune di residenza e al comune immediatamente attiguo. Quindi per noi, per la Regione Liguria, c'è stata la prima vera apertura rispetto a tutta Italia. Ora, io conosco bene, perché poi abito nell'entroterra, so che magari bisogna passare due o tre comuni per andare nel proprio orto, nel proprio bosco e quant'altro. Si sta ovviamente parlando di hobbisti, quindi non professionisti, perché per quanto riguarda le aziende agricole, loro possono continuare da sempre a portare avanti la filiera agricola, quindi travalicando confini, eccetera. Ovviamente questo ci ha messo in difficoltà dal momento in cui è uscita un comunicato stampa del ministro Bellanova. Il ministro Bellanova lo abbiamo incontrato come assessore all'agricoltura alcuni giorni fa, direi 7-8 giorni fa, e i miei colleghi di altre regioni hanno chiesto l'apertura per poter andare negli orti. Io non ho detto che l'avevamo fatto come Regione Liguria, non ho voluto fare il primo della classe, e il ministro ha detto che si sarebbe impegnata per far andare negli orti le persone. Quindi ho fatto un comunicato stampa dicendo: potete andare tranquillamente. A quel punto, cioè, ci siamo trovati in imbarazzo, e anche con il nostro staff giuridico abbiamo provato a esaminare quello che è il contenuto del DPCM. Poi è uscita in questi giorni una FAQ,
sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sostanzialmente dice che si può andare, ma non delimita l'area, quindi non ti dice nel tuo comune, nel comune attiguo, in un'altra provincia, non ti dice nulla. Sarebbero le domande, le risposte a domande frequenti, ecco, non una fake news che la notizia fasulla è un'altra cosa, tanto per capirci. Però mi pare che allora è una risposta che non chiarisce però. Esattamente, è una di quelle tante risposte, queste diciamo risposte a domande frequenti, è una di quelle tante risposte che non chiarisce nulla, perché lascia sempre nel dubbio. Quindi noi ci siamo trovati di nuovo nella condizione di dire, ma cioè, noi siamo i primi che hanno aperto, ora ci troviamo tra l'incudine e il martello, perché forse sembra che il Ministero abbia aperto ancora di più. In realtà non è così, perché probabilmente si contravverrebbe nuovamente al DPCM. Quindi è come un po' i fioristi, no? Sempre il ministro Bellanova ha detto: apriamo, tutti quelli che vendono i fiori possono aprire, invece tutti i fioristi sono ancora chiusi. E costantemente mi chiedono: ma possiamo aprire o no? Perché il ministro mi dice di sì. Allora, tutte queste problematiche verranno risolte nelle ordinanze e nei DPCM che ci saranno da oggi a lunedì. Cioè, noi come Regione Liguria oggi, Presidente, a confronto con i governatori e con il governo, penso con il Ministro Boccia questa sera, e quindi uscirà sicuramente qualche novità. Dopodiché noi assumeremo un'ordinanza come Regione Liguria, che entrerà in vigore sicuramente da lunedì. Quindi a lunedì ci saranno delle risposte, immagino delle aperture. Dobbiamo ovviamente confrontarci però con il governo. Governo che dovrebbe emettere anche esso un nuovo DPCM per le nuove aperture. Solo che non si sa ancora, perché noi siamo abituati a queste dirette del Presidente del Consiglio serali, che poi disattendono quello che è contenuto degli atti che poi vengono emessi ufficialmente dopo qualche ora o dopo molte ore. Quindi è sempre tutto un punto di domanda. Per sintetizzare, per dare una risposta agli amici che ci ascoltano da casa, oggi in Regione Liguria si può andare a coltivare l'orto nel comune di residenza e nel comune attiguo. Non si può andare a prendersi cura dell'orto della seconda casa. Cioè, se uno ha una seconda casa e intorno a un orto, lì non ci può andare. Se vuol prendersi cura di quelle coltivazioni, deve pagarsi un giardiniere. Questo è stato fatto per evitare che vengano aperte le seconde case. Non si può nemmeno andare nell'oliveto che sta due comuni più in là, però. Attualmente no, ecco. Però l'operazione dovrebbe essere quella che da lunedì potremmo aprire, dopo aver sentito il governo questa sera. Presidente, io prima di questa collegamento con te ero proprio dal Presidente Totti per discutere anche di queste cose qua, e abbiamo fatto proprio dei ragionamenti approfonditi su questo, perché insomma noi facciamo un provvedimento, il primo in Italia, diciamo aperturista, chiamiamolo così. Il governo ci scavalca, però crea degli altri dubbi, come peraltro ne sono già stati creati molti. Penso alla silvicoltura, che abbiamo dovuto fare noi delle circolari esplicative confrontandoci anche con le prefetture. Quindi insomma c'è sempre un po' di dubbio, ma questi dubbi dovrebbero essere sciolti da tanto da stasera dalla Regione Liguria, eventualmente lunedì dall'entrata in vigore dell'ordinanza di regione e da un eventuale DPCM del governo, che dovrebbe essere delle prossime ore. Quindi noi vorremmo mandare in campagna a prendersi cura degli uliveti, dei vigneti, degli orti, a piantare le patate eccetera, perché poi la stagione è questa qua, le potature, penso quello che ne consegue. Vorremmo mandarli anche possibilmente nei comuni che non sono esattamente confinanti, ma che sono leggermente distanti, perché poi insomma ad esempio a Imperia quelli che vivono sulla costa hanno poi i poderi nell'entroterra, no? Penso magari chiusa, ce l'hanno ad esempio chiusa Vecchia per farne, e quindi devono anche passare anche su, anche a Cesa, Aurigo, voglio dire, certo. E quindi dobbiamo dare questa possibilità, la natura avanti. Poi tra l'altro bisogna sempre ricordare che
anche se l'agricoltura in questo caso è hobbistica, quindi non professionale, diciamo, tanto si sta parlando di cura e manutenzione del territorio, quindi anche chi non lo fa di professione si prende cura del terreno, poi sostenta la famiglia, quindi è un aiuto anche economico, sociale, e poi sicuramente dà la possibilità di prendere una boccata d'aria in campagna in una zona, diciamo, isolata, se vogliamo, isolata, dove non entra in contatto con nessun altro, quindi non ci sono possibilità di contagio, perciò si rispettano tutte le norme anticontagio Covid-19. Bene, grazie allora Assessore Mai, speriamo in novità positive entro breve, anche per gli amici coltivatori hobbisti, ecco, perché ricordiamo che parlavamo di quello, rimane invece possibilità per chi ha le imprese, le aziende agricole assolutamente di proseguire nell'attività. Grazie ancora Assessore Mai, a presto. Grazie a te, grazie a tutti i nostri telescoltatori. Domenica 26 aprile presso la parrocchia di San Tommaso Dolcedo, in occasione della festa della Madonna delle Grazie, si svolgerà la Santa Messa che, in osservanza del decreto governativo, sarà a porte chiuse, ma potrà essere seguita su YouTube e anche dal sito www.parrocchiadolcedo.it cliccando su diretta YouTube. La festa è tradizionalmente una delle più sentite dalla popolazione di Dolcedo. Un tempo si chiamava processione generale ed era quella a cui confluivano la maggior parte degli abitanti di Dolcedo e delle frazioni. Il richiamo all'urgenza della devozione erano condensati in un detto che in dolcedese suonava così: chi nu che può andò o se che fa portò. Chi non ci può andare, ci si fa portare. La processione si faceva in onore della Madonna delle Grazie, alla quale è dedicata una cappella della navata destra della chiesa parrocchiale di San Tommaso. In occasione di questa festa accorrevano soprattutto le famiglie con bambini affinché fossero protetti dalla Vergine. Da qui l'altro detto che veniva ripetuto nei giorni della novena: chi non ha, o se fa presto. Chi non ne ha, se li fa imprestare, chiaramente alludendo ai bambini. Il parroco Don Carmelo Ricciardello celebrerà dunque la Santa Messa domenica 26 aprile alle 10 in diretta sul canale YouTube Parrocchia San Tommaso Apostolo Dolcedo, affinché i fedeli possano assistere al rito tradizionale di consacrazione alla Madonna e si sentano raggiunti nelle loro case dalla presenza viva della Madre Celeste. Onorevole Mulè, ci colleghiamo con lei proprio mentre è alla Camera, perché prosegue comunque la sua attività parlamentare chiaramente, e vorremmo capire un po' che cosa si sta predisponendo anche per la cosiddetta fase 2, perché mi sembra che ci siano tante voci che si rincorrono, ma anche tante incertezze ancora fino a questo momento, soprattutto per capire chi e come potrà riprendere a lavorare, Mulè. Allora, intanto bisogna dire che oggi alla Camera noi stiamo approvando il primo decreto, il Cura Italia. Pensate, cioè il primo decreto che venne fatto a marzo e viene convertito oggi in legge alla fine di aprile. Questo già di per sé marca il ritardo spaventoso che vive questo Paese. In questo decreto avevamo detto di accogliere alcuni emendamenti che riguardavano la Liguria, di Ponente, riguardavano la provincia di Imperia. Abbiamo presentato degli emendamenti per i frontalieri, per fare in modo che ricevessero i 600 euro, per il settore del florovivaismo, chiedendo che ci fosse un fondo di almeno 100 milioni a favore di questo settore, per i pescatori, per sbloccare i contributi della pesca del 18 e del 19, e altri emendamenti che riguardavano il nostro territorio, l'agricoltura, l'introduzione dei voucher. Adesso diciamo che i tempi televisivi devono essere stretti, non ne hanno preso neanche uno, si sono impegnati a recepirli nel prossimo decreto, il cosiddetto decreto liquidità, che è quello che arriva alla Camera la prossima settimana e sul quale riproporremo esattamente tutti gli emendamenti che riguardano, soprattutto per quanto mi riguarda, la provincia di Imperia e quindi tutti i nostri problemi. La fase 2. La fase 2 è ancora allo stato embrionale, nel senso che, come vedete, c'è incertezza su come ripartire, sul distanziamento sociale, su quante persone possono entrare in un ristorante, se le discoteche possono aprire. Adesso, siccome lì noi viviamo in una zona che vive di turismo, io sono terrorizzato dal fatto che sul turismo è un settore che conoscerà, se va bene, un decremento del 70% quest'estate. Significa che molte delle imprese del nostro territorio, se non hanno un aiuto concreto, che non è il prestito che viene dato e che bisogna restituire in 6 anni. Ho letto l'altro giorno la storia di un barista di Ventimiglia che giustamente dovrà chiudere perché non ha i soldi per ripartire. Allora bisogna dare i risarcimenti. Risarcimento significa dei contributi a fondo perduto, in cui lo Stato riconosce all'impresa che ha chiuso per 2 mesi un risarcimento rispetto al fatturato
del 2019. Ecco, questa è una delle azioni fondamentali. La seconda è quella di dare certezze ai nostri lavoratori, quindi intanto i 600 euro, il governo dice che diventeranno 800 euro, noi diciamo devono essere almeno 1000 euro, e così per tutte le condizioni per la riapertura, che sarà drammatica se non daremo intanto i mezzi necessari per mangiare, perché di questo parliamo. Adesso, ancora oggi, noi viviamo una grande emergenza sanitaria. Adesso io domani festeggio il mio compleanno e sono felice di festeggiarlo, perché auguri, ho ricevuto la telefonata di un'azienda del Lazio che finalmente riesce a spedire, dopo la prima dotazione di 40 kit per la Croce Rossa, domani arrivano gli altri 160 kit. Significa che ancora a Imperia, a Sanremo, a Ventimiglia hanno un problema enorme per quei kit. Che significa? Cioè le mascherine, i calzari, i copricapo, le tute. Bene. Allora, noi parliamo di una ripartenza, di ricominciare quando ancora mancano le strutture elementari per poter ripartire. Allora, su questo, come dire, davvero faremo non le barricate, ma non ci muoviamo da qua fin quando le risposte non vengono date, però per dare risposte deve avere anche qualcuno che è disposto ad ascoltare, che non si perda nel dibattito del MES, nel dibattito degli aiuti sulla sanità. L'impegno è continuo e costante e sarà per dare intanto pane e pasta, parliamoci chiaro, a chi nel nostro territorio non ce la fa, e purtroppo non sono pochi, dare più soldi ai lavoratori autonomi e dare la certezza della cassa integrazione, dare i voucher, quindi il lavoro stagionale flessibile, dare i risarcimenti e procedere non con la desertificazione ma con la decertificazione, cioè basta certificati, basta autorizzazioni, basta perdere tempo, abbiamo bisogno di correre, abbiamo bisogno che le nostre aziende siano in grado di avere i mezzi, quindi la liquidità e la possibilità di ripartire. Presidente Camiola, allora, nei giorni scorsi una riunione dei capigruppo anche con il sindaco Claudio Scaiola, con questo sistema di videoconferenza, e adesso lei si appresta anche a organizzare il primo consiglio comunale stile coronavirus, chiamiamolo così, con la tecnologia al posto che la seduta tradizionale, tutti in sala consigliare. Intanto un buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Imperia TV. Sì, nei giorni scorsi il sindaco ha fatto questa riunione capigruppo, diciamo che era informale, non era una capigruppo ufficiale, e è andata molto bene, ci ha un po' informato sulle iniziative dell'amministrazione comunale. Adesso io il giorno 30, proprio oggi, ho convocato i capigruppo, e anche la convocazione della conferenza capigruppo sarà in videoconferenza. Quindi il giorno 30 alle 13 i capigruppo faranno la riunione in videoconferenza per poi fissare la data del Consiglio Comunale, che sarà i primi di maggio, ma lo deve poi decidere la conferenza capigruppo. Comunque tutto, sia la conferenza capigruppo che le commissioni consigliari che il Consiglio Comunale, sarà in videoconferenza. Nei giorni scorsi, due giorni fa, ho firmato il decreto con regolamento per la videoconferenza, e quindi ormai siamo pronti per partire. Quindi, insomma, comunque il Consiglio sarà garantito, significa garantire la prosecuzione dei lavori dell'amministrazione comunale nel suo complesso. Sappiamo che molti uffici sono chiusi, molti dipendenti lavorano da casa, ma insomma il Comune non si può fermare, quindi bisogna usare tutti gli strumenti a disposizione. Assolutamente sì. Devo dire, fare un elogio a tutti i dipendenti comunali e chi sul posto di lavoro, perché sono indispensabili e non possono farlo da casa, chi da casa, appunto, è smart watching, continuano a lavorare e lavorano veramente bene, le pratiche continuano ad andare avanti, il lavoro del comune continua ad andare avanti, tant'è vero che ad oggi nella conferenza capigruppo abbiamo 14 punti all'ordine del giorno, ai quali poi se ne potrebbero aggiungere ancora altri di qua al 30, ma comunque già oggi ci sono 14 punti all'ordine del giorno. Ordine del giorno che sarà poi quello del Consiglio Comunale, Camiolo? Sì, questo è il Consiglio Comunale, questo è l'ordine del giorno del capigruppo, certo, che poi sarà ribaltato sul Consiglio Comunale, al quale poi potrebbero aggiungersi altri punti ancora, ma già, ecco, oggi sono 14. Se si può dire, se si può sapere, c'è qualcosa di particolare che dovrete andare a affrontare, di particolarmente importante? Sì, ci sono, diciamo, alcune ratifiche della Giunta, poi c'è
alcune permute, una permuta fra il comune di Imperia e la parrocchia di Porto Maurizio su terreni siti in piazza Zoccola e in prossimità della casa di riposo Betlemme, una permuta fra il comune di Imperia e la società Riviera Trasporti di immobili in via Nizze e via Caramagna, poi modifiche e integrazioni al regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici. Di altro importante, un riconoscimento di debito fuori bilancio per gli eventi calamitosi di novembre 2019, quindi erano ordinanze somma urgenza che ha fatto il sindaco. Vabbè, purtroppo una cosa triste è la surroga del consigliere Claudio Ghiglione, la ricomposizione delle commissioni consigliari delle quali lui faceva parte, e infine un modifica e aggiornamento del regolamento per lo spettacolo, l'attività dello spettacolo viaggiante. Queste sono le più salienti in questo momento, come dico, di qua al 30 potrebbero aggiungersene altre, ma già oggi 14 punti all'ordine del giorno stanno a significare che il comune va avanti, e va avanti in maniera sempre molto veloce. Tra l'altro è bene ricordare, Gamiolo, che alcuni passaggi, tipo le rettifiche delle delibere di giunta eccetera, sono sì formalità, ma sono indispensabili per completare l'iter che prevede la burocrazia, che prevedono le leggi, quindi tante cose che magari consideriamo minori sono comunque fondamentali per portare a termine magari anche delle pratiche importanti, no? Assolutamente, sì. Questi sono tutti passaggi che li prevede la legge, quindi dopo che sono stati delibere prese in giunta devono essere ratificate dal Consiglio Comunale, assolutamente, per legge. Quindi, come dice lei, sono tanti provvedimenti che non sempre sono minori, anzi, spesso sono molto importanti. Il Consiglio Comunale, in questo caso sovrano, deve ratificare. Certo, giornalisticamente magari sono appunto notizie già conosciute, ma dal punto di vista formale è importante che ci siano questi passaggi, quindi meno male che insomma anche il Consiglio Comunale torna al lavoro. Del resto abbiamo visto una città dove i cantieri principali non si sono fermati, oggi c'era un'attività ancora di sanificazione per le strade, c'è stata la potatura di alberi dichiarati pericolanti, ci sono i lavori in via Felice Musso, i lavori che riguardano via della Repubblica, i portici, so che state ragionando anche di avviare un piano di asfaltature, quindi insomma va bene il lockdown cosiddetto del coronavirus, ma non al blocco totale della città. No, poi noi, lei lo sa benissimo perché lo conosce quanto me, abbiamo un sindaco che è molto dinamico nonostante la sua età non giovanissima, però è molto molto dinamico, non si è fermato un attimo, e se prima andava in comune alle 8 e se ne andava alle 8 alle 9 di sera, adesso magari ci va un po' meno, ma si collega tramite videoconferenze o quant'altro e non si ferma un attimo di lavorare, così come tutta la giunta comunale e in questo caso anche adesso il consiglio comunale. Sì, sappiamo che il sindaco, armato di mascherina, ha anche ripreso a fare i sopralluoghi nei cantieri in città, quindi voglio dire, non ha perso la verba. Anche al mercato ortofrutticolo, quindi i suoi controlli li fa sempre come li faceva prima, con tutte le precauzioni che il caso prevede in questo momento. E questo è importante per tutti. Perché anche voi amministratori, tutti quanti comunque dobbiamo cercare di rispettare le regole per la nostra e l'altrui salute, questo rimane fondamentale. Grazie Gamiolo, buon lavoro a questo punto. Grazie, buon lavoro anche a voi, una buona giornata a tutti. ...1945-2020, sono passati 75 anni e mai come oggi dobbiamo parlare di resistenza. Del 25 aprile abbiamo già parlato ieri, oggi vogliamo mettere sotto gli occhi di tutti
altre resistenze fatte da uomini, donne e ragazzi. Si combatte negli ospedali, si combatte per salvaguardare il posto di lavoro nella fabbrica, si combatte anche per poter studiare. Oggi è anche il mondo della scuola che deve fronteggiare la terribile stasi provocata dal coronavirus. La cultura è uno dei pilastri portanti della democrazia. Senza cultura si naufraga nel mare in burrasca delle dittature, si precipita nel baratro dell'ignoranza, lasciando spazio a chi vorrebbe sovvertire le basi democratiche del nostro paese e dell'Europa. La scuola oggi più che mai ci fa rendere conto come sia importante. Ci sarà l'esame di maturità che segnerà lo spartiacque tra lo studio e il lavoro, tra la scuola inferiore, superiore e l'università. Ma come sarà? Quali soddisfazioni permetterà di conquistare a studenti e insegnanti? Sappiamo che in molti stanno lavorando sodo alle prese con collegamenti in remoto, con internet, dove si fa lezione e dove si faranno gli esami, attraverso un video, una telefonata, che non tutti hanno video e possibilità di mettersi in contatto. E allora ecco che nasce e si scopre una nuova resistenza. E a questi resistenti chiediamo di tenere duro, perché senza di loro non ci sarà futuro, un futuro in grado di salvaguardare la storia e la democrazia. Tonqua 10, Savona 20 miglia confine di Stato. Si evidenzia che durante la settimana in oggetto saranno presenti alcuni cantieri che comunque non porteranno turbativa al traffico, considerata la sensibile riduzione dei flussi di traffico conseguenti agli eventi emergenziali in corso. Tronco 6, Torino-Savona, direzione Savona. Tra Altare e Savona, chiusura della corsia di sorpasso fino al 30 aprile. Direzione Torino, tra Millesimo e Ceva, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Valbona-Molinazzo fino al 30 aprile. Tra Savona e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo fino al 30 giugno. L'Istituto Gaslini è l'unico ospedale pediatrico in Italia che abbia un'unità operativa dedicata alle patologie dell'emostasi della trombosi, cioè quelle alterazioni della coagulazione che possono poi sportare a manifestazioni emorragiche o trombotiche. E anche nell'ambito degli ospedali per adulti sono molto pochi quelli che hanno un'unità operativa dedicata a questo tipo di problemi. La nostra unità operativa è stata riconosciuta da anni dalla Regione Liguria come centro di riferimento per le malattie emorragiche congenite ed acquisite e anche per l'individuazione del rischio trombotico ereditario. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo essenzialmente di tutte le patologie collegate ad alterazioni della coagulazione, cioè alle problematiche che possono portare a un eccesso di manifestazioni emorragiche o a un eccesso di complicanze trombotiche, per esempio in occasione di interventi. Le patologie principali di cui ci occupiamo è l'emofilia, che è una patologia di tipico impatto pediatrico e, come si sa, è legata a un difetto di uno dei fattori della coagulazione, un fattore ottavo o un fattore nono, e richiede un trattamento multispecialistico fin dai primi anni di vita per evitare le complicanze che poi sono altamente invalidanti o addirittura a rischio di vita. Nell'Istituto Gaslini esiste la condizione ideale, la multispecialità, e quindi noi collaboriamo con i colleghi ortopedici, con i fisiatri, con i chirurghi, con i ginecologi, con gli psicologi, con tutto quell'ambito di specialisti che può essere utile a garantire al bambino e alla famiglia con emofilia un'assistenza cosiddetta globale. Molto recentemente ci stiamo anche occupando di tutti quegli aspetti legati alla prevenzione del danno motorio e facciamo un'analisi molto approfondita, quella che viene chiamata l'analisi del passo, insieme ai colleghi dell'unità operativa di fisiatria. L'altro aspetto importante che caratterizza la nostra attività è quello nella gestione, nella prevenzione e nella cura delle complicanze trombotiche che i bambini possono subire e manifestare in occasione di malattie gravi che li portano al ricovero presso l'Istituto Gaslini.
La trombosi del bambino è molto diversa dalla trombosi dell'adulto. È chiaramente più rara, è meno conosciuta, è un problema che pochi conoscono, ma è un problema che affligge bambini che vengono curati per patologie molto gravi o per interventi complessi. E una caratteristica importante è che prevenire la trombosi in un bambino o curarla adeguatamente significa prevenire le complicanze a lungo termine, dato che i bambini oggi sopravvivono a patologie che una volta non consentivano la sopravvivenza, ma che possono comportare complicanze trombotiche. E un bambino che ha una complicanza trombotica grave ne può portare i termini, le conseguenze, anche per decine di anni. E questo è il secondo compito nostro, che svolgiamo ovviamente facilitando il lavoro degli altri colleghi specialisti delle varie unità operative dell'Istituto Gaslini. Possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti dai mobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. L'ABI e 17 associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall'emergenza Covid-19. Tra gli ambiti di intervento dell'accordo vi sono i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione e liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale. Il settore orafo, vanto del Made in Italy nel mondo, sarà tra i settori che più soffriranno nella fase della ripresa dopo la pandemia. Ne abbiamo parlato con Gianni Lepre, segretario generale dell'associazione Oro Italy. Il settore orafo, che consta in Italia di oltre 35.000 aziende per 150.000 addetti, 10 miliardi di giro d'affari, di cui 3 all'esportazione, c'è bisogno di un intervento scioccante del governo, perché la ripresa sarà lunga e difficile, dato che l'oro è sì un bene rifugio, ma è un bene di lusso. Quindi fiscalità di vantaggio piatta al 15%, IVA ridotta, sgravi contributivi totali per mantenere la forza lavoro e non creare nuova disoccupazione, tassazione esente per quanto concerne le quote di esportazione. Fatturato e ordini in calo per l'industria italiana. Secondo quanto stima l'Istat, a febbraio la flessione del fatturato è stata del 2,1% rispetto al mese precedente. Nella media degli ultimi 3 mesi l'indice è rimasto pressoché stabile. Gli ordinativi a febbraio hanno fatto segnare meno 4,4% su base mensile, mentre nella media degli ultimi 3 mesi sono aumentati dello 0,4%. Tendenze contrastanti su base annua. A febbraio il fatturato è cresciuto dello 0,9%, mentre gli ordinativi sono scesi del 2,6%.